Ancora a Biblos, ma davanti al mare, davanti al Mediterraneo, davanti all'assoluto, dalla parte opposta dell'Europa, dalla parte opposta dell'Italia, dalla parte opposta della veduta del Mediterraneo che aveva Piero Guccione, ma la stessa civiltà, Roma, e quindi l'Italia. E oggi l'Italia è senza civiltà, è senza Roma e senza governo. Ho ricordato ieri, nel discorso di fine anno, due episodi che forse non avete creduto. La distruzione dei libri a Rovigo, libri buttati al macero, buttati via. Il presidente di un'accademia, dell'Accademia dei Concordi, fa buttare via 10.000 libri dicendo che sono inutili o doppi. Non li regala, non li cede. E il comune è suo complice. La città di Rovigo scende al punto più basso della storia. Ferrara fa concorrenza, vuole prendere il più bel palazzo del Rinascimento e allargarlo per fare un ristorante. Allargarlo, 3 milioni e 500 mila euro per allargarlo. Molti commessi ribelleranno. Ebbene, molti, tutti quelli che mi ascoltano, devono credere che politica e cultura non possono andare distinte. La cultura deve andare al potere, il potere alla cultura, i competenti al governo. Questo deve essere il futuro. Poche settimane entreremo di nuovo in un conflitto delle diverse componenti, entrambe senza testa, di questo governo. Occorre che scontrino le loro teste mancanti e che finalmente si innalzi una testa perché l'Italia abbia un governo. Capitale viene da caput, testa. L'Italia è senza testa, è senza capitale, è senza Roma, è senza più il potere della cultura.